Ma veniamo al cashback, Sì. perché riteniamo che siano soldi buttati? Due esempi. Uno, facciamo finta che nella mia famiglia decidiamo di usare il cashback. Onestamente abbiamo un buon reddito, siamo quattro persone, due figlie, mia moglie, tutti col conto corrente, ci portiamo a casa 1.200 euro andando a fare la spesa alla Coop o all'Esselunga. Che senso ha? Sono soldi buttati. C'è recupero di un euro di evasione? No, perché è tutto reddito nostro e tracciato. E pensate che l'Esselunga o la Coop facciano nero? No, sono soldi buttati. Dopodiché io preferisco, quando prendo il taxi, pagare in contanti, così almeno il tassista non ha la perdita della commissione. Quindi anche qui andiamo a danneggiare la categoria. Sì. Però uno dice, ma recuperi evasione. Ma un evasore che cosa fa? Prende una carta prepagata, la carica, va all'Esselunga, fa la spesa, porta a casa il cashback. Sono soldi buttati. Tanto valeva prendere questi miliardi e darli ai commercianti. Questo aveva molto più senso. Tant'è Sì. che come centrodestra in legge di bilancio proponiamo di tagliare i contributi fissi a commercianti e artigiani per 3 miliardi. Quello è un aiuto. Chiarissimo. Voglio sapere se alla senatrice Petri